Una delle scene più interessanti di God of War 4 riguarda certamente il momento nel quale Atreus, preso da una misteriosa malattia, cade a terra privo di sensi nello scontro con Modi, poco prima che questo venga attaccato brutalmente da Kratos e fugga per l'ennesima volta. Non ci vuole molto a capire, anche prima che Mimir ci spieghi esattamente il problema di Atreus, come il figlio di Kratos stia provando ad usare la furia di Sparta, ma sia incapace di canalizzarla al meglio. Non ci interessa comunque affrontare in questo video il dramma di Atreus, quanto soffermarci su cosa avviene subito dopo, mentre Kratos conduce suo figlio da Freya. Mentre il cielo si incupisce, l'atmosfera di gioco si fa triste e malinconica, come Mimir ci fa notare poco prima di giungere alle porte di Freya, qualcuno suona il corno atto a chiamare Jormungand, il serpente del mondo. In quel frangente, chi ha utilizzato il corno? Chi ha chiamato il serpente del mondo e non di meno? Cosa ha comunicato? Per quanto ne sappiamo, gli unici due all'interno dell'universo di gioco in grado di comunicare con Jormungand sono Mimir, come ben ci dimostra più volte, e Atreus, il quale inaspettatamente invocherà il serpente del mondo quando meno ci si aspetta. Per il momento, escludiamo che Mimir o Atreus abbiano parlato con il serpente, senza dover specificare motivazioni più che ovvie. Proviamo dunque ad ipotizzare semplicemente che vi sia una terza persona in grado di comunicare col serpente del mondo, ancora non svelataci. Quale ipotesi potremmo avanzare su questo terzo misterioso individuo? Per poter parlare col serpente, bisogna essere a conoscenza della sua lingua, che Mimir è l'unico a conoscere per quel che il gioco lascia intendere. Conoscere la lingua utilizzata da Jormungand sarebbe sensato per qualcuno che ha vissuto insieme al serpente del mondo, che ha condiviso usi e costumi dello stesso, o che abbia semplicemente imparato la sua lingua tramite degli studi. Nel secondo caso, il campo delle ipotesi si allarga enormemente sino a diventare troppo ampio per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi. Nel primo dei casi, invece, essendo il serpente l'ultimo gigante a Midgard, è probabile che questo individuo sia un gigante egli stesso, nonostante il gioco sia ben chiaro sul come i giganti siano tutt'altro che vivi e vegeti, ma non credo di poter avanzare in altre direzioni. Potremmo provare a chiederci cosa abbia chiesto questo misterioso individuo, dunque. Sembrerebbe impossibile avanzare qualsiasi tipo di ipotesi a dire il vero, ma se ben ci pensiamo vi è un piccolo indizio che potrebbe aiutarci a capire. Dobbiamo compiere un lungo balzo in avanti e arrivare quasi alla fine del gioco, quando Mimir chiede a Jormungand di lasciare che Atreus e suo padre possano entrare dentro di lui per cercare i frammenti della statua di Thor distrutta ed inghiottita dal serpente del mondo poco prima del primo colloquio con Kratos, suo figlio e Mimir. Jormungand risponde affermativamente a tale richiesta, ma afferma esplicitamente che la cosa non gli sarebbe piaciuta molto. Sapendo come proseguiranno le vicende, a posteriori, potremmo benissimo ipotizzare ma non dimostrare come egli affermi ciò in vista di quel che accadrà subito dopo, quando Baldur lo attaccherà mettendolo fuori gioco per un certo lasso di tempo prima dello scontro conclusivo. Jormungand, insomma, era a conoscenza di cosa sarebbe avvenuto dopo, si può supporre, ed è per questo che affermi tali parole, invece di immaginare che lo facesse solo perché disgustato dall'idea che qualcuno entrasse nel suo corpo. Ora, come sappiamo, Jormungand ha viaggiato nel tempo, in quanto si dice più volte come egli abbia già lottato con Thor e che quest'ultimo durante la loro lotta abbia colpito in maniera così potente Jormungand da lanciarlo indietro nel tempo. Assumendo che egli sapesse cosa sarebbe avvenuto in seguito, non è difficile pensare come Jormungand avrebbe risposto in maniera negativa a tale richiesta da parte di Kratos, volendo evitare di essere attaccato da Baldur, se per l'appunto non gli fosse stato detto da qualcuno, ipotizziamo questo misterioso individuo, di lasciare semplicemente avvenire gli eventi in quel preciso modo. Tuttavia, chiunque si renderebbe conto di come Jormungand, a ben vedere, non avrebbe motivo di essere convinto a lasciare che Kratos ed Atreus entrino nel suo corpo, in quanto se è davvero a conoscenza degli eventi futuri, saprà benissimo anche come alla fine della fiera sarà lui a sconfiggere Baldur, ottenendo quindi una vendetta bella e buona. Non di meno, assumendo che egli conosca davvero il futuro e voglia evitare il pestaggio da parte di Baldur, non ha senso che allora egli inghiotta la statua di Thor precedentemente nel gioco, considerando quanta importanza essa assumerà. Jormungand, dunque, ammettendo che conosca gli eventi futuri, cosa che appare sempre più improbabile, e che il misterioso individuo lo convinca a lasciare scorrere gli eventi senza interferire, dovrebbe quantomeno essere contrario allo svolgersi degli eventi in quella determinata maniera, ma non credo in vista del dolore inflitto da Baldur. Se davvero Jormungand desiderasse opporsi agli eventi sapendo di risultare vittorioso,
Evidentemente vi deve essere un motivo ben più serio e profondo, ma che non riesco ad immaginare. A questo punto è più probabile che egli non sappia nulla di cosa avverrà in futuro e gli venga detto appunto da questo individuo misterioso. Chiaramente non abbiamo prove che questa ipotetica figura abbia chiesto ciò, e nulla determina minimamente che vi sia un collegamento fra la chiamata misteriosa a Jomungand e gli eventi successivi, ma mi pare un punto di partenza abbastanza interessante che mi rendo conto di quanto sia forzato. Ci sarebbe da notare, considerando quel che Kratos e Atreus troveranno una volta giunti a Jotunheim, come i giganti siano particolarmente preparati quando si tratta di prevedere il futuro. Ovviamente nulla dimostra che Jomungand conoscesse gli eventi che sarebbero seguiti all'entrata di Kratos ed Atreus nel suo corpo, ma qualcosa cambierebbe non poco, in quanto, ipotizzando che il Serpente del Mondo non fosse a conoscenza degli eventi futuri, questo misterioso individuo avrebbe in quel momento, durante quell'incontro, rivelato Jomungand degli eventi e convinto a lasciare che le cose andassero come previsto. In questo caso, ovvero nel caso Jomungand non sapesse degli eventi successivi, cosa che abbiamo dimostrato essere molto probabile, possiamo come minimo ipotizzare che egli si sarebbe lasciato convincere solo da una persona verso la quale nutre una certa fiducia, al punto da credere alla sua parola una volta messo al corrente di cosa accadrà in futuro, e di lasciare semplicemente che gli eventi seguano il loro corso, anche se soffriranno un poco. Torniamo adesso ad Atreus e Mimir. Nel corso del gioco dobbiamo necessariamente notare come Mimir sia l'unico a dover usare il corno fra i due per poter chiamare Jomungand, in quanto nell'unica occasione nella quale Atreus comunica al Serpente del Mondo, egli non ha bisogno minimamente di utilizzare il corno. Questo non implica chiaramente che Atreus possa sempre chiamare Jomungand in questo modo, o desideri sempre farlo in tale modo, ma pone ovviamente una forte questione davanti, ovvero nel caso Atreus volesse o dovesse chiamare Jomungand, perché mai vorrebbe utilizzare il corno, avendo a disposizione un metodo molto più efficace e rapido per poter comunicare con lui? Questo punto non farebbe altro che confermare come non sia Atreus ad aver utilizzato il corno. Ma perché ci sarebbe bisogno di ulteriori conferme se Atreus era svenuto durante tutto il corso della scena? Il problema di nuovo risiede nel fatto che Jomungand è palesemente legato ai viaggi nel tempo, e come già detto Atreus e Mimir sono gli unici di cui abbiamo la certezza possano comunicare con lui, uno grazie alle sue abilità e l'altro tramite la sua conoscenza della lingua dei giganti. Non sarebbe difficile ipotizzare che anche altri personaggi possano viaggiare indietro nel tempo, se Jomungand ha potuto farlo, costretto o meno. Non di meno nessuno ci dice che Thor abbia spedito solo Jomungand durante quella battaglia indietro nel tempo. Considerando che siamo sicuri di come Jomungand, Kratos ed Atreus siano ormai degli alleati, e di come nell'imminente futuro Kratos ed Atreus affronteranno Thor, e di come Jomungand abbia già affrontato e affronterà Thor, nessuno ci vieta di pensare, sebbene non vi siano prove, appunto, che durante la battaglia con Thor egli abbia inviato indietro nel tempo Jomungand insieme a qualcun altro. In tal caso, molto probabilmente questa persona è Kratos insieme a Mimir, in quanto Mimir ha decisamente bisogno del corno per poter comunicare col Serpente del Mondo, mentre Kratos non ha nessun modo di poterlo fare, almeno per il momento. E sempre considerando che Jomungand debba essere informato riguardo degli eventi che seguiranno, Kratos certamente ne sarebbe a conoscenza, esattamente come Mimir. Nessuno potrebbe informare meglio Jomungand di tali eventi rispetto a chi li ha vissuti. C'è anche da considerare come, ammettendo Jomungand non sappia nulla delle vicende successive e ne venga informato durante quel dialogo misterioso, i soli a poter sapere del segreto della statua di Thor, che penso debba essergli rivelato come motivazione affinché egli si convinca a lasciare entrare Kratos ed Atreus nel suo corpo, sono Odino, che di certo non parlerebbe con Jomungand, chi ha costruito la statua probabilmente, che ad ogni modo non parlerebbe con Jomungand, probabilmente Thor, ma anch'esso non comunicherebbe mai in tal modo con un suo nemico giurato, Atreus, il quale come abbiamo visto non avrebbe bisogno di usare il corno, e Kratos e Mimir, i quali invece hanno necessariamente bisogno di usare il corno. Certo, devo ammettere come non mi capaciti del motivo per il quale il Serpente del Mondo debba essere informato degli eventi affinché essi si avverino, a meno di non ipotizzare un grosso blocco nella riuscita di tali eventi, forse non legato necessariamente alle intenzioni di Jomungand. Mi rendo conto che sia una teoria molto debole, ma al dire il vero il gioco stesso non ci lascia molto spazio di manovra. Proviamo ad ipotizzare infatti che la chiamata Jomungand non abbia nulla a che vedere con gli eventi di Baldur, non abbia nulla a che fare con i viaggi nel tempo e non abbia nulla a che vedere con Atreus e Kratos.
Dobbiamo dunque ritornare ad immaginare che qualcuno nel presente possa comunicare col serpente del mondo, ma non potremo mai immaginare esattamente riguardo quale argomento e tantomeno chi sia questo individuo. Basandoci solo su quanto è sicuro, questo individuo, chiunque esso sia, ha scelto, per puro caso o meno, di chiamare il serpente del mondo esattamente quando Kratos si stava occupando di suo figlio ormai svenuto, e dunque non poteva in nessun modo interferire nella vicenda o curarsi minimamente di chi fosse questa persona, o tantomeno poter guardare, anche solo di sfuggita, un dettaglio riguardo esso. Il fatto inoltre che sia dato così poco peso alla faccenda all'interno del gioco, che venga minimamente menzionata da Mimir e Kratos, la commenti con un semplice sì, per ovvi motivi, farebbe pensare come non ci sia nessun bisogno, in effetti, di dare spazio alla cosa, di farsene una minima ragione, di dare minimo peso al suono del corno, quando nel frattempo il gioco ci continua a subissare di colpi di scena drammatici uno dopo l'altro. Sembra insomma che di questa chiamata Jomungand non ci si dovrebbe curare affatto, il che invece mi spinge a credere che vi siano eventi estremamente importanti relativi a questo piccolo momento, che sarà sicuramente approfondito nei seguenti capitoli.